Nonostante non si sappia bene poi chi sia stato veramente l'autore di questa distruzione, la libreria di Alessandria di Egitto rappresenta un po' il simbolo della nostra capacità di distruggere e perdere tutto il nostro patrimonio culturale, perché questo poi è quello che è successo, cioè di tutto quello che era stato raccolto dello scibile umano sulla scienza, l'astronomia, la letteratura, non c'è rimasto nulla. E quanto te ne frega, dici, a te che abbiamo perso tutta questa roba? Quando sei perso nella frenesia del tuo tran tran quotidiano, di quello che devi fare, dei tuoi obiettivi immediati, priorità, stress, problemi da risolvere, sembra quasi del tutto irrilevante il fatto che abbiamo perso questo. Ma se guardi più nella prospettiva di noi come esseri umani, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo, cosa abbiamo scoperto e cosa conosciamo, cose che se anche non fanno parte del tuo interesse quotidiano, sarebbe utile che ogni tanto ne entrassero a far parte, ti renderesti conto che il perdere la storia di ciò che hai pensato, scoperto, realizzato, capito, condiviso, è una perdita grandissima. Cioè, tu pensa se tutto quello che noi sappiamo, conosciamo, condividiamo, creiamo oggi in formato digitale, su internet, scomparisse da un giorno all'altro. Come sarebbe la storia? Eppure ci sono molte più probabilità che noi perdiamo questo patrimonio di quante ce ne fossero ai tempi degli antichi romani, semplicemente perché non facciamo niente per poterlo conservare e diamo per scontato che il web sia lì, che quello che metti lì resta lì per sempre. Eppure se tu vai a vedere i dati non dicono questo, dicono che il 30-40% dei link, delle pagine, dei siti web che ci sono là fuori scompaiono, che ci sono situazioni dove io e te magari ci dimentichiamo di siti che avevamo, che abbiamo creato, dove abbiamo messo contenuti e qualcun altro se li compra e i contenuti scompaiono. Ci sono motivi di censura, motivi tecnici, legali, logistici, spostiamo le cose da una parte all'altra, tutti i link che arrivano dagli altri siti non trovano più quel contenuto lì. Ma ti sarà già successo di cliccare sul link e non trovare più una cosa che avevi visto magari qualche giorno o settimana prima, o di cercare di vedere un video che adesso non c'è più, che è stato cancellato? Quindi la nostra necessità qual è? Uno, quella di raccogliere e organizzare il meglio di quello che troviamo, perché c'è così tanta roba che se non lo fa qualcuno è impossibile trovarla. Numero due, di preservare queste cose, di non dare per scontato che rimangono lì per sempre. Quindi se usi Google Chrome, ogni volta che trovi una pagina web interessante puoi andare nel menu file, scegliere stampa come PDF, salva come PDF e conservarlo fisicamente in un file o in una stampa sulla carta quella pagina, di modo che resti. Puoi salvare le cose sul tuo hard disk, puoi salvarle su un DVD, metterle da parte, ma non abbiamo nessuna garanzia che tutti questi servizi e piattaforme che utilizziamo per pubblicare, curare, condividere contenuti poi saranno lì fra 1, 2, 5, 10, 20 anni. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non chiuderanno all'improvviso, che non si fonderanno fra di loro, che decideranno a un certo momento di farci pagare per accedere ai nostri stessi contenuti, che saranno chiusi dal governo, censurati? È impossibile dirlo.
Come facciamo a preservare tutto il patrimonio culturale che abbiamo creato attraverso la musica, i film, i contenuti, i libri in formato digitale che ci sono là fuori? È bene che ci cominciamo a pensare adesso. E secondo me le cure possono essere non solo che ognuno di noi si dà da fare nel suo settore per raccogliere e organizzare pian piano che le trova tutte le cose importanti, smettendo di dare per scontato che staranno lì per sempre, ma anche aiutando, dando supporto a chi cerca di sviluppare tecnologie che ci aiutano a rendere più distribuita questa conoscenza. Se ognuno di noi, diciamo, avesse ipoteticamente tutto il web o una buona parte del web sul suo cellulare o sul suo computer, sarebbe decisamente meglio. Dice, adesso non è possibile, ma tutto ciò che sembrava impossibile prima è diventato possibile, quindi bisogna solo pensare cosa ci servirebbe e poi cercare di realizzarlo. Quindi abbiamo bisogno di memorie più capaci, immagazzinare un sacco di informazioni in uno spazio ancora più piccolo, e abbiamo bisogno di poterci connettere e condividere queste informazioni senza dipendere da un internet che qualunque governo, quando gli gira il ghiribizzo, può chiudere. Noi abbiamo bisogno di un internet parallelo e alternativo dove ci possiamo connettere io e te direttamente, formare una rete just in time, sul momento, che ci consenta di accedere alla maggior parte dei contenuti che ci interessano, di accedere ai servizi primari con i quali possiamo comunicare, leggere informazioni e condividere. A me piace esplorare ciò che non è ovvio, e ciò che mi sembra ovvio è che le nostre conoscenze, la nostra cultura in formato digitale è a rischio. I dati si perdono, i siti scompaiono e non c'è una consapevolezza pubblica generale sul valore di queste cose, e quindi tantomeno di conseguenza sul darsi da fare per evitare che in futuro i nipoti dei nostri nipoti non possano sapere niente di quello che io e te abbiamo scritto e condiviso online. Tu cosa ne pensi?